Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi il video tag, la sparizione del make-up. Mi ha taggata Daniela, kissgibellina72, alla quale mando un grosso bacione. Lascio giù nell'info box il link sia del video che del canale di Daniela. Mi raccomando, andatela a seguire. E adesso partiamo subito con le 10 domande del tag. Tutti i miei prodotti di make-up spariti. Calma, era solo una domanda, solo un'ipotesi. Vero? Nonostante la reazione lievemente isterica alla domanda precedente, e nonostante sia una grande appassionata, io posso effettivamente resistere senza make-up anche per un mese e anche oltre se necessario. Il primo prodotto che andrei a ricomprare è il mascara, perché mi basta lui sugli occhi per sentirmi truccata. I 5 prodotti che ricomprerei urgentemente sono innanzitutto il mascara, come ho appena detto. Poi acquisterei una matita nera da utilizzare sia dentro che fuori l'occhio per definire lo sguardo. Il fondotinta minerale sicuramente, possibilmente questo qua della NIVE Cosmetics, una palette perlomeno con qualche colore di base da poter utilizzare sugli occhi e magari un rossetto. I 3 prodotti più versatili che vi dirò adesso, ragazze, sono più o meno gli stessi che hanno già detto Daniela e altre ragazze delle quali ho visto questo video, perché in effetti anch'io la penso così e concordo con loro. Innanzitutto il blush, che in effetti, oltre ad essere utilizzato sulle guance, se è della tonalità giusta, si può utilizzare sia come ombretto che come rossetto. Allo stesso modo il rossetto, che di nuovo, se è di una tonalità giusta, oltre che sulle labbra, si può utilizzare sulle guance e eventualmente sugli occhi. E infine, secondo me, un prodotto molto versatile è quel tipo di matite che ho appena menzionato prima, come ad esempio la Multiplay della Pupa, che si può utilizzare sia dentro che fuori l'occhio per dare appunto definizione allo sguardo. Per cui con un prodotto solo trucco l'occhio sia dentro che fuori. 3 prodotti che ricomprerei assolutamente sono innanzitutto la Naked 2, perché secondo me di tutte le 3 Naked è la più versatile e quella che sento più vicina a me come colore. Poi ricomprerei assolutamente un rossetto MAC che è Ruby Woo, come vedete il classico rossetto rosso che io adoro. E infine ricomprerei assolutamente il mascara Vamp di Pupa, che adesso non ho qui con me perché ho finito, quindi ho gettato la confezione. Però è un mascara che considero un ottimo prodotto. Rinuncerei più facilmente rispetto ad altri prodotti al fondotinta, in questo caso il fondotinta minerale, il Flat Perfection di NIVE Cosmetics, perché è l'unico che io utilizzo, però sinceramente, e capita anche durante la settimana molto spesso, posso anche stare senza truccare il viso, mi basta idratarlo, e quindi è questo prodotto. Sarebbe un vero dispiacere perdere, come ho già detto prima, questa palette, la Naked 2. Sì, la ricomprerei sicuramente, senza escludere nessun prodotto. A questa decima e ultima domanda, scusate ragazze, ma devo rispondere come prima. Ragazzi, torniamo serie, il tag è finito, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, lascio il tag aperto per tutte quelle di voi che lo vogliono realizzare, però vorrei taggare in particolare una ragazza molto appassionata anche lei di make-up, che è Jenny, Simply Beauty Make-up. Cara, se hai voglia di fare il video mi farebbe molto piacere, perché sarei molto curiosa di sentire le tue risposte a queste domande. Per cui ragazzi, adesso vi mando un bacione e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video. Ciao!